ma ormai ci siamo, ormai dobbiamo concentrare la nostra attenzione su Raikkonen, Massa, Alonso ed Hamilton, i fantastici protagonisti di questo memorabile mondiale 2007. Kimi Raikkonen sta per iniziare l'ultimo giro. Teniamo il fiato con lui e con tutti i tifosi della Ferrari, perché potrebbe davvero avverarsi il miracolo a San Paolo del Brasile, ma un miracolo fatto di lavoro, di tenacia, una Ferrari che non ha mai mollato in una stagione difficile, ha subito la terribile vicenda della Spy Story, ci sono stati sì dei problemi di affidabilità, anche lo stesso Raikkonen ha avuto un approccio difficile alla Ferrari, ma poi è uscito alla distanza con grande merito, due volte giunto vice campione del mondo, ora sta per coronare anche lui il suo sogno, quello di mettere le mani sul mondiale alla sua prima stagione in Ferrari, così come era riuscito solamente a due grandi del passato, Juan Manuel Fangio e Jody Scheckter. Potrebbe essere il terzo finlandese dopo Rosberg e Häkkinen a vincere il titolo mondiale. Ultimo giro con Massa che fa segnare dei parziali record, vuole lasciare anche lui la sua impronta ed è stato importantissimo anche nel gioco di squadra. Felipe appena confermato, Kimi Raikkonen, ultime curve che lo portano verso il titolo iridato, un titolo iridato a piloti che sembrava non più alla portata del finlandese della Ferrari e che invece in questo straordinario Gran Premio del Brasile la Ferrari ha ampiamente meritato. Kimi Raikkonen, ultime curve sulla sopraelevata prima del traguardo, Kimi Raikkonen, bandiera a scacchi, vince Kimi Raikkonen il Gran Premio del Brasile davanti a Massa con Alonso che è dietro, la Ferrari ha vinto, attendiamo il passaggio degli altri, Raikkonen e Massa, doppietta Ferrari, straordinaria sesta vittoria per il finlandese in questo campionato ed è la quinta ed è la quarta doppietta, la 76esima con, vedete, Hamilton, la sua delusione, un grande campionato, ma il titolo iridato è sfumato proprio nell'ultima gara. Kimi Raikkonen vince il Gran Premio del Brasile ed è campione del mondo. Kimi Raikkonen su Ferrari vince il titolo iridato 2007. Massa è secondo, grande doppietta, arrivo in parata per la Ferrari, bandiera al vento, la torsida. E vedete che Alonso applaude, sembrava un sogno e invece si è realizzato, bandiere rosse al vento, la Ferrari vince per la quindicesima volta il titolo mondiale piloti, terzo Alonso andrà sul podio, mentre Rosberg è quarto, Kubica quinto, Heidfeld sesto, Hamilton è settimo davanti a Trulli, linea alla pubblicità, torneremo per una memorabile festa del podio.